Every word is never spoken. The contradiction of the moon. Before he talks, the tongue is broken. He doesn't know what he can do. Silent soul is coming closer. Nobody moves out of his door. His running shoes are of a loser. With no more footprints on the floors. The way it happens sometimes in winter. I shall walk softly there, listen while whispered words turn the air into music of hair. I could escape taking your breath into my mouth, but I'll wait for the clouds to crack and the steam of fallen flowers to dry in my hands. And softly in the dusk,
A gun is singing to me an old story, the way it happens sometimes in winter. And the play of shine and shade on the trees, an unseen hand passed over his body. And the sun falls on his crispy mouth, the way it happens sometimes in winter. Smile no more. Endless line of words. Did you forget those warm places in us? The deep caves in the woods. What have you been in your past? What have you been in your past? What have you seen in your past? What have you been in your past? What have you been in your past? What have you seen in your past? Dancing with a broken wing, rolling as if floods cool. Shine all night long, grow. Break all night long, joke all night long, scream all night long. Scream.
May have.
you burn out in a bird, the box of southern regret could come and tell. Serpentine, Ludovica Manzo, Loredana Antonelli, e beh, innanzitutto è una sfida, credo, Ludovica, con te stessa, nel senso che di solito uno quando suona in duo, in trio o addirittura con un largo ensemble ha il problema di incunearsi o di sovrapporsi o di non saturare troppo gli spazi. In questo caso devi tener conto sempre di questo tipo di pericolo o se ne innescano altri? Allora, sì, intanto penso che la dimensione del solo è un po' una, diciamo, la musica è sempre un po' una sfida con se stessi, poi se è aiutata dagli altri o meno, come in questo caso, chiaramente delle cose cambiano. Guarda, io penso che rispetto al discorso dell'organizzazione dei pieni e dei vuoti, è chiaramente diverso nel live, però penso che comunque a livello diciamo ideativo e compositivo, anche se quello che faccio è in parte composto, in parte improvvisato, nella fase ideativa e di costruzione di tutto il percorso narrativo, l'elemento, il parametro pieno vuoto è una cosa che esiste sempre, perché ripropone. Fa parte, sì, perché credo faccia parte proprio di un po' di che tipo di discorso vuoi fare, quindi il pieno e il vuoto chiaramente crea un incedere di un certo tipo, quindi lo faccio con me stessa, ma lo penso in ogni caso, quindi è una cosa che esiste anche e dal punto di vista invece appunto del percorso, quando hai pensato a questo progetto ti sei detta voglio provare di più questa strada rispetto ad altre che ho già battuto, quali sono state le tattiche eventuali con cui ho ottenuto questo, magari anche semplicemente l'utilizzo di strumenti che non usi in altri progetti o un'attitudine vocale anche? Allora, diciamo che l'iter che ha avuto questo progetto è stato questo,
io ho iniziato a fare delle performance in solo che erano puramente di carattere improvvisativo e solo con live sequencer, un loop machine e pochissimi effetti, che è una cosa che mantengo tuttora, cioè non altero molto il suono della voce, non uso molti effetti. E poi a un certo punto mi sono così incuriosita e diciamo non mi bastava più lasciare il discorso al momento, ma avevo voglia di costruire delle cose, quindi nel tempo piano piano ho inserito delle parti scritte, quindi delle canzoni anche, poi in realtà hanno insomma una forma canzone. E poi mi sono interessata ad aggiungere piccoli altri elementi come il synth e il computer, che in realtà sono usati, in realtà credo, in una loro piccola, in una piccola parte delle loro possibilità, cioè sono elementi che io prendo proprio solo per quello che mi serve, quindi sono venuti dopo perché mi servivano determinate cose, non le ho messe perché volevo suonare quelle cose, quindi adesso è diventato più ricco di elementi e molto più strutturato rispetto a prima. È quasi un'unica composizione in realtà, quasi scritta per intero. Sì, ho trovato molto interessante anche questa cosa dell'inserimento di una parte di sassofoni che sulla quale tu appunto ti sovrapponevi, alle volte facevi un passo indietro, e che non è esattamente quello che uno si aspetta quando entra un loop, no? Mm-hmm. Di solito uno pensa appunto a una cosa ritmica oppure Sì, quella in realtà è una composizione che dura 7 minuti, che è strutturata in tre finestre, quindi quei sassofoni sono registrati, sono dei campioni, delle registrazioni di un amico, Beppe Scardino, di cui ho registrato dei suoni singoli, quindi note, sono esattamente proprio delle note singole, e con le quali ho composto tutta la prima sezione, che è quella più orchestrata, diciamo, a più linee, e poi c'è una seconda finestra in cui c'è invece una linea di sassofono sola su cui ho composto a posteriori una melodia, un testo, e quindi l'ho anche tagliando, cioè ho ricomposto tutto quello che lui aveva suonato, e poi la terza finestra, che è una ripresa un po' della prima parte, e quindi è diventato una specie di piccolo trittico, e sulla prima sezione c'è un testo di Barbara, oddio, c'è un vuoto del cognome, mi verrà, che tu conosci bene, Barbara De Dominicis. Ah, De Dominicis, sì. che mi ha, insomma, che è una cantante, autrice, amica, che mi ha prestato questo suo testo, che funzionava molto bene con la parte successiva del testo che avevo scritto io. In tutto questo, che peraltro conferma quello che dicevi tu prima, cioè il fatto che in realtà l'approccio è anche un po' quello simile a quello che si ha quando si ha un gruppo. Semplicemente in questo caso non si materializza, ma in realtà sta dentro le macchine che tu stessa in qualche modo gestisci. In tutto questo abbiamo visto che una porzione importante, almeno in questo set, aveva anche il video, che è stata un'ulteriore evoluzione, credo, di questo progetto. Non era nato pensato come una sorta di performance in duo, e invece ora potrei anche definirla così, perché in realtà, come tu stavi in qualche modo diciamo dipanando le tue cose, anche improvvisando sopra i suoni, e Loredano stava facendo sulle immagini. Sì, diciamo che con Loredana ci siamo incontrate per questa occasione. E io fino a poco tempo fa avevo pensato a dei video, però
non mi sentivo pronta per fare, per aggiungere un elemento così importante e così, così forte, no? Che chiaramente proprio cambia l'assetto della, sì, del lavoro, e mi ero concentrata più proprio sulla presenza fisica del performer, no? Ora questa occasione in cui ci troviamo, è anche per questa occasione specifica che appunto sarà, è una cosa che il pubblico vedrà in video, mi sembrava che fosse proprio l'occasione adatta per cercare questa sinestesia, no? questo lavoro con l'arte visiva, e ovviamente i video di Loredana mi sembravano bellissimi e con dei colori, mi sembrava che avessero un calore che non scorporava, non faceva perdere il senso dell'umano, no? E quindi mi è sembrato che aggiungessero calore e presenza alla performance, quindi appunto le ho chiesto se le andava di fare questa cosa, e per fortuna ha detto di sì, e quindi l'abbiamo visto. E tu, quando lavori le immagini in una situazione come questa, ti lasci la possibilità di un inciampo, la possibilità di appunto un'improvvisazione, la possibilità, o hai un canovaccio già scritto? Ma in realtà è tutto scritto, è scritto, riscritto, però è inevitabilmente, dato che tutto live, si materializza lì al momento, e quindi diventa ogni volta diverso. Però lavorando con dei video generativi è tutto già impostato, nel senso so più o meno che tipo di interazione voglio vuoi avere. impostare, però poi appunto si consuma lì al momento, e quindi è Non è la prima volta ogni che tu, volta un appunto, inciampo, insomma. non è la prima volta che ti capita di trovarti in un contesto come questo, in quello, insomma, di No, no, performance con dei assolutamente. musicisti. No, no, anzi, mi è capitato più volte, solo che ogni volta è diverso, perché ogni musicista è diverso, e ogni volta il limite che mi è dato è diverso, nel senso che io inevitabilmente parto comunque dall'ascolto, e anche se poi in realtà, per esempio, con un gruppo di improvvisazione elettronica con cui collaboro da alcuni anni, e a volte facciamo degli esperimenti al contrario, nel senso partiamo dal video per poi produrre l'audio, però in sostanza io ho bisogno del limite dato lo chiamo limite, ma in realtà è anche suggestione, colore, come lo chiama Ludovica, ognuno poi lo chiama come vuole, però in sostanza è quell'elemento che ti fa andare in una direzione piuttosto che in un'altra, che cosa mi racconta l'audio, come posso io inserirmi all'interno di un discorso già presente senza, come dire, rispettando quello che c'è già, il lavoro che già è presente, e in qualche modo creando una relazione, un dialogo a due, come in questo caso. C'era molto senso geometrico in quello che hai sfoderato questa sera. Innanzitutto, e c'era anche un po' di, ogni tanto le cose si camuffavano, nel senso che c'erano delle colonne che diventavano matite, o l'idea di una matita, insomma delle linee che in qualche modo venivano defibrillate. È una cosa che ti è capitata spesso di impostare così la tua tattica per un concerto visual, o l'hai pensata apposta per Serpentine? Ma io lavoro ormai da più di 10 anni in questa direzione, nel senso che comunque ho sempre un approccio che è unico, in cui ogni tanto arrivano nuovi elementi, però in sostanza mi piace lavorare con un approccio pittorico al visual, e quindi l'elemento geometrico è sempre molto forte, come è sempre molto forte il pensiero, diciamo, come, che tipo di sync voglio avere con questo audio.
e di solito alcune parti del visual sono async, altre invece sono volutamente analogiche, nel senso le faccio col controller e fuori tempo apposta, altre cose invece sono lentissime, altre cose invece sono velocissime. E non so, mi piace lavorare così in questa direzione pittorica, che è poi quello che diceva Ludovica, e credo che sia questo, cioè il calore che lei intende non è tanto una temperatura di colore, perché poi in realtà uso anche dei colori molto freddi a volte, ma è proprio l'idea di dare una pasta che, sebbene sia fatta con tutti diciamo elementi tecnologici digitali, in realtà comunque aspira a essere un po' dei quadri in movimento. Bene, io starei per salutarvi, volevo solo chiederti, in tutto questo abbiamo forse lasciato un po' indietro le parole, anche se prima accennavi al testo di Barbara De Dominicis, quanto entrano anche quelle come dire, è un progetto in cui potresti anche lavorare solo coi vocalizzi, in teoria, invece hai scelto alcune cose di dirle, è una scelta che può diventare perentoria, però poi dipende da che testo è. Sì, diciamo che, come dire, è un elemento, cioè io immagino questo lavoro come se fosse una torta a strati, no? Per cui ci sono vari livelli che si possono sovrapporre e che fanno parte dell'intero piatto, e la parola è assolutamente uno di questi. Alla fine io credo che, per quanto io ami l'astratto in generale e il non detto o il vago o lo sfumato, a livello credo un po' proprio personale, ho bisogno di veicolare determinati contenuti in maniera esplicita. In maniera esplicita è qualcosa che forse alla fine a me in questa fase, come dire, completa il senso, per cui e diciamo che mi piace che ci siano delle forme chiuse e anche abbastanza tradizionali, perché ci sono veramente delle canzoni qui, sì, dentro, che hanno una forma, se uno le suonasse voce e chitarra avrebbero due strofe, il ritornello, che però sono come sfumate, no? Dal concetto generale di tutto o dal modo in cui vengono presentate, quindi mi piace che ci sia un nucleo di una cosa che è molto, anche molto vera per me, molto semplice, molto diretta, che poi viene detta in una certa maniera, però alla base io so che c'è quella cosa lì. E questo, beh, direi che l'immagine della torta a strati ci ha convinto molto. Eh sì, poi è quasi ora di mangiare. Va bene, grazie mille. Va bene, grazie Valerio.